torneo Under 11 a cui partecipano 8, anzi cui partecipano 12 squadre. Fra pochissimo in campo, lo stanno entrando in questo momento per la prima gara della sessione pomeridiana di questa prima giornata, River Plate e Chelsea, le uniche due squadre che ancora devono debuttare in questo torneo. Si gioca calcio a 7 con 6 giocatori in campo più il portiere, si giocano due tempi di 20 minuti ciascuno. Partecipano a questo torneo anche due squadre italiane, la Juventus e la Roma, che hanno entrambe debuttato questa mattina. La Juventus lo ha fatto perdendo 3-2 contro il Lugano, la Roma invece ha battuto il Corinthians con il punteggio di 3-1. Questa gara interessa da vicino anche la Juventus, visto che Chelsea e River Plate fanno parte dello stesso girone dei bianconeri, che comunque vada a finire saranno sul fondo del raggruppamento dopo questa prima giornata. Ricordiamo la formula, anche tre gironi da quattro squadre. Ai quarti di finale passano le prime due di ogni girone più le due migliori terze dei tre raggruppamenti. C'è quindi la possibilità per tutte le squadre di una prova d'appello dopo un'eventuale sconfitta. Adesso vediamo fra poco in grafica anche la formazione del River Plate. Questi gli uomini di Gustavo Fermani, sono due le squadre sudamericane che partecipano a questo torneo. Una è il Corinthians, che ha debuttato quest'oggi venendo sconfitta 3-1 dalla Roma. Questo invece il River Plate, unica squadra argentina che affronta il Chelsea, una delle due rappresentanti del calcio d'oltremanica. Questa mattina il Manchester United ha perso pesantemente per 7-0 nella sua gara di debutto contro un Atletico Madrid che è forse la squadra che fin qui ha fatto vedere il calcio migliore. Si comincia con il River Plate che cerca subito di attaccare, ma la prima azione offensiva viene fermata dal Chelsea, che riparte con Ian Riley, l'appoggio ancora con la palla di ritorno per Riley, servito da Anthony Kamarni, possibilità per Tahrik Youssouf, la sua conclusione viene però disinnescata dal portiere del River Plate, il numero 1 Franco Jaroševic della squadra argentina. Ovviamente campo più piccolo, calcio a 7 significa ritmi piuttosto alti e con soli 20 minuti per tempo la necessità di non mollare mai. Peraltro la temperatura qui a Carola è piuttosto calda, sono le 2 del pomeriggio, per questo motivo sono ammessi cambi volanti e le squadre in campo cambiano davvero molto rapidamente. Abbiamo visto anche nelle gare di questa mattina tante squadre utilizzare sostituzioni molto rapide nello stile del basket, con il Chelsea che adesso prova a innescare sulla corsia di sinistra il numero 10 George Tahrik, pallone che è terminato fuori, sarà il River Plate a effettuare la rimessa laterale. Ancora però il tentativo da parte del Chelsea, sono gli argentini che provano a ripartire con Lucas Obregón, fermato però dai Blues. Possibilità offensiva per Anthony Kamani che salta al portiere, il gol del Chelsea, 1-0 per i Blues, la rete firmata da Anthony Kamarni, Ryan Anthony Kamarni, dopo 1:10 di partita, molto bravo nel restare freddo, nel mettere a sedere il portiere avversario, scavalcarlo e poi infilare la palla in un angolo molto stretto, eludendo peraltro il tentativo difensivo da parte della squadra avversaria. Anthony Kamarni, giocatore classe 2006 come buona parte dei partecipanti a questo torneo, anche se ci sono alcune squadre che hanno in rosa di 2007, non è il caso né di Chelsea né di River Plate. Anthony Kamarni, nato il 29 gennaio del 2006, sigla il primo gol di questa partita. Vediamo come reagirà il River, abbiamo detto tempi molto stretti, 20 minuti per tempo e quindi necessità per le squadre di rispondere subito a gol subiti. Vedremo se il River riuscirà a farlo. Rimessa laterale adesso a favore del Chelsea con il pallone servito ancora nella direzione di Anthony Kamarni, si lotta, gli argentini vincono il rimpallo e possono cercare l'affondo da sinistra, anche se poi c'è l'intervento di Riley a fermare tutto. Riparte il Chelsea, attenzione perché abbiamo visto tanti gol segnati in contropiede nelle gare di questa mattina, il campo è piuttosto corto e quindi ovviamente giocare in contropiede è più facile. Ancora Kamarni, dribbling splendido, poi il tentativo e si spegne non lontano rispetto alla porta difesa da Jaroš. Ottimo avvio da parte del Chelsea, in particolare da parte di Anthony Kamarni, che dopo aver segnato il gol dell'1-0 è andato non lontano dal raddoppio. Finora River Plate in difficoltà contro la fisicità del Chelsea. Attenzione però a questo tentativo da parte del River con la conclusione di Lucas Obregón, il numero 4 della squadra biancorossa, pallone che termina fuori non lontano rispetto al palo alla destra di Ted Noah, il portiere del Chelsea. River più aggressivo adesso anche questa fase di pressione, tentativo di mettere in movimento George Tahrik, la palla in mezzo di Tahrik ancora per Kamarni, questa volta viene fermato dal portiere Jaroševic, finora protagonista assoluto del match Ryan Anthony Kamarni, un gol
e un altro paio di occasioni importanti per il Chelsea. River Plate che adesso si propone ancora con Obregon, cerca l'affondo sulla corsia di destra, lo ferma la difesa del Chelsea con Ian Riley. Interessante vedere anche come spesso giocatori di questa età non hanno un ruolo ben definito. Per esempio Riley sulla carta è un attaccante, ma lo vediamo utilizzato spesso anche in posizione più arretrata e contribuire non poco alla causa difensiva. Calcio di punizione battuto dal River, pallone che spiove in mezzo, mette fuori la difesa del Chelsea, c'è ancora un tentativo di rispedire la palla in mezzo, ma Claudio Echeverri non riesce a imprimere la giusta forza al pallone che si spegne al di là della linea di fondo. Interessante come il Chelsea, o meglio il Manchester United, altra rappresentante del calcio britannico quest'oggi, sia stata assolutamente dominata dall'Atletico Madrid 7-0, che non ammette repliche. I Red Devils non sono mai davvero entrati in gara, ma attenzione perché il River ci riprova ancora. Riley prova a spazzare via, ma la palla viene rispedita dalla formazione argentina verso il lato destro del campo, dove però nessuno può arrivare. Sarà a favore del Chelsea la rimessa con le mani, pallone poi deviato ancora fuori dai giocatori del River Plate. I primi 5 minuti di questo primo tempo allo stadio Chigiato, e adesso Chelsea che con più calma si appresta a effettuare questa rimessa ancora con Ian Riley. Interessante anche tatticamente il modo in cui i giocatori vengono cambiati. Abbiamo visto alcune squadre stamattina utilizzare due formazioni diverse e cambiare tutti i giocatori insieme. Intanto il River ci riprova ancora ed è soltanto l'intervento del portiere Ted Noah a evitare il gol del pareggio. Qui andiamo a rivedere la conclusione, ma nel frattempo il gioco è già ripreso con il River che prova a mettere in mezzo, palla respinta fuori dalla difesa dei Blues. Ancora un tentativo da parte del Chelsea che ha la possibilità di ripartire in contropiede. Attenzione ancora a Kamarni che segna anche questo, 2-0 Chelsea. E anche in questo caso il gol di Anthony Kamarni, servito da George Tyrick. Doppietta personale per Anthony Kamarni, che sta letteralmente facendo ammattire la difesa del River Plate, anche se qui buona parte del lavoro l'ha fatta Tyrick. Molto bravo però Kamarni a tenere in campo questo pallone, ad allungarsi nei pressi del secondo palo e a spingere la sfera in rete. Doppietta personale per Anthony Kamarni e Chelsea che ha preso il controllo di questa partita. Ancora una palla persa a centrocampo dal River, non passa però il tentativo di Tyrick. Ancora Kamarni, è sempre lui, tripletta per Anthony Kamarni, sta dominando letteralmente la partita. Il Chelsea, ma in particolare lo sta facendo questo numero 7, classe 2006, nato il 29 gennaio, Ryan Anthony Kamarni. Il gol del 3-0 porta ancora la sua firma. River Plate che continua a perdere palloni, a dare opportunità ai Blues, e Kamarni scavalca il portiere avversario con un morbido tocco sotto. Vediamo se River trova la forza di reagire. Siamo al settimo minuto del primo tempo, ricordiamo due tempi di 20 minuti, possibilità di cambi volanti, anche se finora abbiamo visto da entrambe le parti lasciare in campo praticamente sempre la formazione iniziale. Calcio d'angolo per gli argentini che devono darsi una scossa il prima possibile per rientrare in questa partita. Colpo di testa e pallone che termina fuori, tentativo da parte del River Plate con uno dei difensori della squadra argentina che è salito per andare a cercare questo pallone, Hugo Rojas, lui l'autore di questo tentativo di testa. Adesso prova anche a pressare un po' il River per mettere in difficoltà la difesa del Chelsea, che però supera la pressione in modo piuttosto agevole, anche se questo significa calciare in avanti un pallone impreciso e dare la palla agli avversari. Colpo di testa da parte di Obregón con il pallone messo fuori, sarà a favore dei Blues. La rimessa laterale, Tyrick lascia il pallone a Ian Riley, aspetta il movimento dei compagni prima di effettuare la rimessa. Lo scambio con la palla di ritorno ancora per Riley, che va via molto bene in slalom, salta un primo avversario, prova la conclusione dalla distanza, ha cercato di calibrare il pallone mirando l'incrocio dei pali senza però trovare il bersaglio. Finora tanta qualità espressa dal Chelsea, il River sta facendo fatica a tenere il passo della squadra inglese. Ancora Riley con grandissima determinazione fa recuperare questo pallone, cerca un dialogo con i compagni, perde però la sfera, messa fuori poi in fase difensiva dal Chelsea con il numero 9 del River, Agustín Ruberto, fermato. Rimessa laterale per la squadra argentina con Lucas Obregón, che lascia l'incarico a Jonathan Villalba. Attenzione in area di rigore a questo tentativo da parte di Ruberto, che trova la deviazione in calcio d'angolo da parte della difesa del Chelsea.
necessario per il River scuotersi il prima possibile. Abbiamo già assistito questa mattina a delle rimonte davvero molto importanti nelle gare della sessione mattutina, compresa quella del Benfica che vedremo nel secondo match che seguiremo quest'oggi in diretta su Sport Italia. Benfica opposto al Corinthians, Benfica oggi autore di una grande rimonta contro il Paris Saint Germain, sotto 2-0 la squadra portoghese ha vinto 3-2 mettendo in mostra la grande qualità di alcuni suoi interpreti, su tutti la stellina Moreira, già lo scorso anno MVP di questo torneo. Lo vedremo nel secondo match che seguiremo questo pomeriggio. Attenzione adesso al tentativo del River, il Chelsea su questo batti e ribatti deve ancora impegnarsi in fase difensiva e lo fa piuttosto bene Ian Riley, che mette la palla fuori, rimessa laterale a favore del River con Elias Barreto che se ne incarica, l'appoggia all'indietro per il numero 2 Jonathan Villalba, triangolazione ancora Villalba, non riesce a calciare nel modo migliore e la palla termina innocua fra le mani del portiere del Chelsea Ted Noah. Da Noah per Rhys Alexander che va via bene un paio di avversari, scattano due suoi compagni, attenzione ancora all'opportunità per i Blues, questa volta però esce con i tempi giusti Franco Jarosevic, il portiere del River, a fermare l'azione in velocità degli avversari e qui sono bravi i giocatori argentini perché si guadagnano un calcio di punizione nella metà campo del Chelsea. Siamo al giro di boa del primo tempo sul punteggio di 3-0 per i Blues, che finora sono riusciti a sovrastare la squadra argentina sotto molti punti di vista. Calcio di punizione a favore del River, pallone calciato direttamente fuori, un po' troppa fretta forse per la squadra argentina in questo caso. Abbiamo detto due squadre sudamericane invitate a questa seconda edizione della Venice Champions Trophy. La Roma ha battuto il Corinthians, l'altra squadra sudamericana, questa mattina con il punteggio di 3-1. Roma che ha dato un'ottima impressione, è stata positiva anche la prova della Juve fino a un certo punto, poi però il Lugano che rappresenta la grande sorpresa ma anche una delle squadre che ha contribuito all'organizzazione di questo torneo, quindi è arrivata con l'obiettivo ovviamente di fare molto bene. Lugano che ha veramente stupito tutti disputando un grande match contro la Juventus. Attenzione adesso però al tentativo del River con il cross che però non va a buon fine, la palla termina fuori. Lugano autore di una grande partita che ha portato alla vittoria per 3-2 contro i bianconeri, mentre abbiamo detto della vittoria della Roma per 3-1 sul Corinthians. Ci prova ancora intanto qui il Chelsea con la conclusione che termina non lontana dalla porta, difesa da Jarosevic, sempre pericolosissima la squadra in maglia blu e in particolare il solito Anthony Kamarni che si sta rivelando fin qui uno dei giocatori più prolifici del torneo. Pallone che River prova adesso a portare nella metà campo avversaria, c'è l'intervento difensivo da parte di Cuautabo, ancora la squadra argentina però aggancio mancato in area di rigore, ma possibilità di insistere sul pallone ancora però per il River, bella giocata questa, il tentativo da parte della squadra argentina con Claudio Echeverri che dopo una serie di dribbling si è liberato per andare alla conclusione. È stato però bravo il portiere del Chelsea Ted Noah che era perfettamente sulla traiettoria. Adesso i Blues con George Tyrick, fermato in modo giudicato regolare Anthony Kamarni. Il River gioca un po' meglio adesso da qualche minuto a questa parte, qui però sbaglia la misura del lancio in profondità Barreto per Agustin Ruberto e il pallone rimbalza fra le mani del portiere del Chelsea Ted Noah. L'altra squadra britannica di questo torneo, il Manchester United, ha portato una formazione piuttosto giovane con diversi 2007, il Chelsea ha più esperienza ma qui subisce il gol, il River Plate accorcia le distanze sfruttando l'errore difensivo degli avversari, 3-1 il punteggio, la rete di Hugo Rojas, andiamo a rivedere la sua finalizzazione, eccolo qui il suo tocco a superare il portiere avversario. Gol del 3-1 e partita che si riapre in parte. River Plate che adesso ha preso evidentemente più coraggio dopo la rete firmata da Rojas, si lotta su questo pallone, ancora cercano di difenderlo gli argentini, palla servita di nuovo sui piedi dello stesso Rojas che ci riprova, questa volta la sua conclusione è piuttosto debole, c'è la parata a terra da parte del portiere Ted Noah. Ancora il Chelsea
Adesso prova a riprendere un po' di terreno dopo aver subito il gol del 3-1. E attenzione perché questo è un 3-1 molto pericoloso. Deve uscire fino al limite della sua area di rigore il portiere Jarosevic per neutralizzare questo pallone che il River rimette in gioco. Lancio in avanti, l'intervento a vuoto da parte della difesa dei Blues. Il River che ci riprova ancora, numero da parte della squadra argentina con Echeverri che va al tiro e gran parata da parte di Ted Noah. Adesso Echeverri sta un po' cambiando la gara con queste sue giocate di grande classe. Attenzione però alla Chelsea che quando può attaccare in campo aperto è molto pericoloso. Pallone giocato in verticale per Anthony Camarni che però non ci può arrivare. Quindi vediamo lo splendido intervento da parte del portiere Ted Noah sulla conclusione di Claudio Echeverri, uno dei giocatori che finora si sta mettendo in luce maggiormente per il River. Palla che rimbalza fra le mani del portiere Ted Noah. E adesso il Chelsea gioca questo pallone in fase difensiva, aspettando il River che tende a salire molto con il baricentro anche in fase di non possesso palla. Nel frattempo i primi cambi per il Chelsea, cambi volanti, l'abbiamo detto, in campo con il numero 11 Ajala, Joshua Olajimeji. River che però ha preso più coraggio adesso dopo il gol. Attenzione ancora a questo rinvio svirgolato dalla difesa dei Blues, la palla rimbalza, deve metterci una pezza il portiere Noah con la deviazione sopra la traversa in calcio d'angolo. Erroraccio da parte di Harrison Alexander che ha svirgolato completamente il pallone. Il Chelsea ha rischiato grosso corner per il River, pallone calciato verso il primo palo, lo allontana la difesa dei Blues. Adesso sembra davvero un momento in cui sta un po' soffrendo il Chelsea in fase difensiva e ancora il River si guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Villalba cerca spazio per il cross, poi appoggia invece il pallone in mezzo. Il tentativo da parte di Hugo Rocas che non trova il bersaglio, pallone messo fuori, lo rivediamo anche da questa angolazione. Il numero di Rocas molto bravo a saltare con la finta Danny Alexander Rice, poi però il suo tiro d'esterno è terminato largo rispetto al bersaglio. Ultimi 4 minuti di un primo tempo molto intenso. La partita è cambiata con il gol di Rocas che ha accorciato le distanze dopo la tripletta di Anthony Camarni. Ancora il River che prova adesso la ripartenza dopo aver strappato il pallone agli avversari. Non riescono però i giocatori argentini a evitare che la palla superi la linea di fondo e sarà quindi rimessa dal fondo per il Chelsea. Ajax, Atletico Madrid, Benfica, Corinthians, Juventus, poi Lugano, Krasnodar, Manchester United, Paris Saint-Germain e Roma sono le altre partecipanti a questo torneo che si chiuderà domenica con la finale. 3 giorni molto intensi. Attenzione ancora al Chelsea, l'uscita di Jarosevic, ma la palla è ancora buona per i Blues. C'è un contatto con Camarni che finisce a terra, tutto regolare secondo l'arbitro. Il Chelsea che adesso ancora ci prova con Kouaoutabo a sinistra, il suo tentativo di andare a servire Ajala, Olajimeji, palla persa, riparte il River, la percussione di Barreto che subisce fallo, calcio di punizione a favore degli argentini. È stato Kouaoutabo a commettere fallo, calcio di punizione subito battuto e River cerca di andare a sinistra da Echeverri, fermato Echeverri dall'intervento ancora puntuale della difesa, poi prova il cross, ribatte il pallone alla retroguardia dei Blues, possibilità ancora di contropiede per Olajimeji. Olajimeji aspetta che arrivi a rimorchio Camarni, esagera un po' nel fare da solo, si fa portare via il pallone e poi c'è il fallo sul tentativo di ripartenza del River. Interessante come il Chelsea stia facendo giocare di più gli argentini nella seconda parte di questo primo tempo, affidandosi molto alle ripartenze, e vista la rapidità e anche la potenza della squadra inglese possono essere fattore sicuramente importante, ma abbiamo visto, dicevamo anche prima, con un campo così corto tanti gol in contropiede anche nelle gare che abbiamo seguito nella sessione mattutina. Pallone che adesso viene perso oltre la linea di fondo dal River, ultimi 2 minuti e 10 secondi del primo tempo qui a Caorle. Sarà il portiere del Chelsea Ted Noah a effettuare il rinvio dal fondo. Ancora la pressione del River battuta piuttosto agevolmente dai Blues. Anthony Camarni, palla buona sul lato destro, tentativo di piatto destro che termina non lontano dalla porta avversaria. Ancora il Chelsea che quando il River Plate pressa
è molto bravo a superare la pressione con un paio di passaggi, a portarsi in zona gol. Lo ha fatto anche qui molto bene la squadra allenata da Ben Knight. Ultimi 90 secondi del primo tempo, intervento in rovesciata a salvare in campo il pallone per Agustin Rupert per l'intervento arbitrale, perché è stato commesso fallo su un giocatore del River Plate che adesso si rialza. Calcio di punizione a favore della squadra biancorossa, che ha mostrato buona volontà di reagire dopo i tre gol consecutivi subiti nel giro di pochi minuti. Palla tenuta in gioco dal River. Dopo un rimpallo però il Chelsea che può spazzare via, e adesso il colpo di testa con la palla messa fuori da Jonathan Villalba. Ultimo giro di lancette del primo tempo, gara più equilibrata adesso, River che sta facendo di più la partita. Rimessa con le mani per Cuauhtabo, tentativo di Ian Riley fermato, calcio di punizione, è stato Riley a subire fallo, sì, il calcio di punizione sarà a favore del Chelsea. Riley pronto per l'esecuzione, mentre salgono praticamente tutti i giocatori in maglia blu, compreso il numero 6 Jacob William Pope. Pallone che termina però direttamente oltre la linea di fondo, e allora sarà il River a rimettere in gioco la sfera. Ultimi 15 secondi del primo tempo, palla persa a centrocampo dai Blues, tentativo di Villalba di lanciare in profondità e poi la conclusione mancina termina a lato della porta avversaria, e su questo tiro si chiude il primo tempo. E abbiamo già visto calcio molto spettacolare fin dalle prime ore di questa mattina qui allo stadio Chicciato, mentre adesso si ricomincia con il Chelsea che gioca il primo pallone del secondo tempo con coinvolgimento subito di Jacob William Pope, che nel primo tempo aveva visto la palla piuttosto poco. Il River sta giocando con la stessa aggressività che ci aveva messo nella parte finale della prima frazione di gioco. Il tocco di prima intenzione verso Agustin Ruberto e la palla messa fuori dalla difesa dei Blues. Vediamo se il copione resterà lo stesso della seconda parte del primo tempo, ovvero il River che sta facendo la partita, il Chelsea che lascia che siano gli argentini a pressare per provare a utilizzare gli spazi che si aprono con le ripartenze. Chelsea che è apparso molto rapido, anche piuttosto potente, bravo a sfruttare queste opportunità, e lo ripetiamo ancora una volta, i contropiedi, le ripartenze sono una delle chiavi tattiche delle gare che si giocano su un campo così corto, perché appena si commette un errore a centrocampo c'è il rischio di venire punita. Attenzione adesso a River, il gol di Agustin Ruberto, 3-2. Prosegue nella sua rimonta a River Plate Agustin Ruberto dopo il gol di Rocas. Accorce ulteriormente le distanze, azione questa molto ben costruita dagli argentini con Claudio Echeverri che mette la palla sul mancino di Ruberto. Il gol, adesso il Chelsea è apparentemente in difficoltà perché il River è scatenato, Barreto va via in slalom, ne salta un paio se non tre, e poi subisce fallo non lontano dal limite dell'area di rigore del Chelsea. Agustin Ruberto, nato il 14 gennaio del 2006, abbiamo detto tutti i 2006 giocatori del River come anche quelli del Chelsea. Alcune squadre, per esempio il Manchester United, hanno portato qualche 2007 a questo torneo. Calcio di punizione, Ruberto dalla distanza vuole calciare in porta, intervento da parte del portiere del Chelsea Ted Noakerd, decisamente sicuro in questa circostanza. Vediamo se riescono a risollevarsi i Blues dopo questo momento difficile. Ci prova Kamarni che ne fa fuori un paio, limite dell'area di rigore, il tentativo di assist in direzione di George Tyrick, che peraltro era in posizione di fuorigioco, fuorigioco che viene applicato in questo torneo nonostante si giochi appunto a 7. Abbiamo visto diverse situazioni in cui i giocatori sono caduti nella trappola del fuorigioco nelle gare di questa mattina. Ancora il River! Il gol del pareggio di Claudio Echeverri! Il 3-3 del River Plate! Da 3-0 a 3-3, l'abbiamo detto, in questo torneo si fa in fretta a rimontare. Lo ha fatto stamattina il Benfica da 0-2 a 3-2. Adesso lo sta facendo anche River Plate. Il taglio di Echeverri che si porta con sé il difensore, ma Jacob William Pope è in ritardo. E dopo i tre gol consecutivi tutti firmati da Kamarni, il River torna in partita. Ancora Ceveri recupera anche questo pallone e poi lo appoggia per la conclusione di Elias Barreto, murata dalla difesa del Chelsea. Palla che termina fuori, partita sicuramente molto interessante questa che apre la sessione pomeridiana qui a
Caorle. La rimessa con le mani per il River, il cross di Jimenez, il tentativo a vuoto, Barreto può calciare il gol del 4-3, no, attenzione, fuori gioco, gol annullato per fuori gioco perché Agustin Ruberto era in offside al di là della linea dei difensori. L'arbitro su segnalazione del guardalinea ha annullato il gol, però adesso davvero il Chelsea è alle corde sull'orlo del baratro. Dopo i 3 gol consecutivi subiti, momento di grande esaltazione agonistica per il River Plate. Pallone calciato fuori, qui rivediamo proprio l'occasione del gol. Vediamo la posizione di Ruberto, probabilmente sì, leggermente al di là rispetto al numero 2 del Chelsea, Harrison Alexander, che era l'ultimo difensore. Calcio di punizione ancora per il River, che sta adesso davvero dominando il match. Anticipato in area di rigore Ruberto, ma c'è ancora una possibilità per gli argentini con Elias Barreto, fermato dalla difesa avversaria, palla messa fuori dai Blues, sarà rimessa laterale a favore del River Plate. Attenzione al tentativo da parte di Agustin Ruberto, possibilità di contropiede per il Chelsea con Tyreek che serve Camarni fermato, ma vince un contrasto, ci prova con il piatto sinistro. Conclusione troppo facile per il portiere Franco Jarosevic. Camarni, di gran lunga il più pericoloso giocatore del Chelsea, autore di una tripletta finora. Gara che adesso si gioca davvero a campo aperto con possibilità per entrambe le due squadre. Attenzione a questo retropassaggio molto rischioso perché non può andare con le mani il portiere Kurd, che deve liberarsi in fretta del pallone tenuto in campo da River Plate con la bella giocata di Echeverri. Poi Rocas che cerca di andare in area di rigore, il tentativo di sponda da parte di Ruberto, sono i Blues che ripartono, scatta Camardi, non gli arriva però il pallone, complice l'intervento a fermare tutto della difesa del River con Ulises Jimenez, Harrison Alexander, Murray Campbell effettua questa rimessa, ma adesso il gioco viene fermato a causa di un fallo commesso dal Chelsea. Calcio di punizione a favore del River Plate e pallone spedito in profondità dove però non può arrivare il numero 9 Agustin Ruberto. Ritmi molto alti in tutta questa partita fin dai primi minuti, abbiamo visto un numero di cambi peraltro piuttosto limitato. Rinvio adesso dal fondo per il portiere dei Blues Ted Noah Kurd, lo scambio e poi la palla che termina fuori al di là della linea laterale, rimessa per il River Plate, riceve Ruberto in area di rigore, lo ferma per il numero 5 Joshua Kofi Achampong. Rimessa laterale per il River dal fronte offensivo destro, cercato Ruberto che di testa colpisce il pallone, poi tentativo in rovesciata da parte di Echeverri che sta facendo davvero molto bene, colpo di testa ad anticipare della difesa del Chelsea, Murray Campbell allontana, poi George Tyreek che prova a mettere giù il pallone, anticipato Camarni, palla spedita dentro all'area di rigore dal River Plate, colpo di testa di Ruberto e pallone che termina sulla parte alta esterna della rete. Si conferma la situazione che vede il River in questo momento più incisivo rispetto agli avversari. Chelsea davvero alle corde dopo una prima parte di primo tempo in cui stava dominando la squadra inglese, adesso ancora la pressione degli argentini, vediamo se la battono quelli del Chelsea. Il tocco di Riley in direzione di Tyreek, palla fuori però, rimessa laterale a favore del River Plate. Fa fatica a fare gioco adesso il Chelsea contro una difesa che si è fatta molto più aggressiva come quella degli argentini. Palla che finisce fra i piedi del portiere Ted Noah Kurd, Camarni che sta avendo molto meno spazio rispetto all'inizio, fermato in fallo laterale da Ulises Jimenez. Rimessa per il Chelsea con Murray Campbell, il pallone però regalato di fatto agli avversari, colpo di testa da parte di Ian Riley, il pallone giocato dal River con Elias Barreto che prova un dribbling, non gli riesce, poi arriva anche Fabrizio Diaz, effettua il recupero, il suo cross morbido verso il secondo palo, tentativo di rovesciata completamente a vuoto però, poi si lotta su questo pallone, commette fallo in attacco Elias Barreto. Sarà quindi calcio di punizione a favore del Chelsea. Qua rivediamo il tentativo quasi di rovesciata di Barreto che però poi ha strattonato e spinto a terra George Tyreek. Calcio di punizione
a favore del portiere dei Blues, Ted Noah Curd. Qualche secondo prima della ripresa del gioco, con l'arbitro che va a parlare con, si avvicina almeno all'allenatore del Chelsea. Ci prova adesso Camarni a spingere, salta un primo avversario, viene fermato però da Ulises Jimenez. Palla buona per il River, intervento difensivo non perfetto, non riesce però ad agganciare il pallone all'interno dell'area Ruberto, e allora sono ancora gli argentini con la sfera che però termina in fallo laterale. Siamo quasi a metà secondo tempo, 3-3 il punteggio. Ricordiamo che in questo girone C c'è da inseguire il Lugano, che nella gara di questa mattina ha sconfitto per 3-2 la Juventus. Juventus che tornerà in campo questa sera alle 20:20 nella sua seconda gara per affrontare il Chelsea, mentre il Lugano affronterà il River Plate alle 19:30. Due gare per tutte le squadre in questa prima giornata del torneo, ritmi veramente altissimi per arrivare alle finali in programma domenica. Anticipato Camarni dal tentativo di Jimenez, ma il Chelsea ha questo contropiede 2-1, lo scatto di Camarni che cerca di arrivare sul fondo, fermato dall'intervento di Jonathan Vialba, molto pulito in scivolata a interrompere l'avanzamento dell'avversario, poi il tentativo di verticalizzare, ma il Chelsea è ben piazzato in fase difensiva e ferma tutto. Riparte Alexander Rhys, perde palla però la squadra inglese, River Plate che può manovrare con il tentativo di affondo di Barreto, messo giù fallosamente, calcio di punizione a favore del River. Altro segnale di come il Chelsea stia facendo fatica da qualche minuto a questa parte a contenere gli argentini. E adesso calcio di punizione per Claudio Echeverri, mentre è rimasto a terra il giocatore del River che ha subito fallo. Serve allora forse l'ingresso dello staff medico, anche se fortunatamente si rialza subito il numero 10 Elias Barreto, nato il 23 febbraio del 2006, uno dei centrocampisti a disposizione del tecnico Gustavo Fermani, classe 1969 del River Plate. Calcio di punizione per Echeverri, pallone calciato direttamente verso la porta che non scende a sufficienza, anche se l'idea poi non era assolutamente male, anzi non ci è mancato molto che Echeverri centrasse il bersaglio. Calcio di rinvio per il Chelsea con il portiere Ted Noah Curd. Alexander Rhys gli tocca il pallone e Curd lo spedisce in profondità verso George Tyrick. Tyrick non arriva sulla sfera, che invece è appannaggio dei giocatori del River, anche se viene subito messo fuori. Rimessa laterale per il Chelsea, gara davvero molto aperta adesso in questi ultimi 9 minuti. La pressione del River che porta via questo pallone, gran giocata questa e possibilità di attaccare. La conclusione da parte di Ruberto viene murata, sospetto fallo di mano, chiedevano un calcio di rigore i giocatori del River, rigore che però non è stato concesso. E allora rimessa laterale per la squadra argentina con Ulises Jimenez, Anthony Camarni ancora contro Jimenez, serie di batti e ribatti, e poi River che cerca di controllare il pallone con Fabrizio Diaz, contatto piuttosto duro, finisce a terra Diaz, calcio di punizione per il River. Sta usando le maniere forti adesso il Chelsea, anche perché fa davvero fatica a contenere gli avversari con il gioco pulito. Qui rivediamo il motivo della protesta precedente, forse un po' di ragione i giocatori del River ce l'avevano, anche se il numero 2 Harrison Alexander era girato e quindi è difficile parlare di volontarietà in questo caso. Calcio di punizione per il River quando siamo a 8 minuti dalla fine della partita, pallone che spiove verso il secondo palo, calciato però decisamente male, con la palla che termina sul fondo. Situazione di perfetta parità, 3 gol per Camarni per il Chelsea, 3 marcatori diversi invece per il River, Ugo Rojas, Claudio Echeverri e Agustin Ruberto, i 3 giocatori che sono andati in gol per la squadra argentina. Il tentativo di andare in profondità dove c'è anche Anthony Camarni, fermato però dalla difesa del River Plate, palla messa fuori, rimessa laterale per il Chelsea con Alexander Murray Campbell, cerca di andare subito in avanti da Tyrick che non riesce a evitare che la palla termini fuori. River Plate che effettua la rimessa, Murray Campbell di testa, poi il pallone messo giù da Ruberto, attenzione ad Anthony Camarni che ha la possibilità di alzare la testa, guardare
in profondità, tentativo di scambio con la giocata di Tyreek. Kamarni ancora non riesce ad agganciare bene il pallone, che termina innocuo fra le mani del portiere Jarosevic. Si gioca davvero adesso un match molto aperto, la palla è terminata fuori come indica l'arbitro, che dà l'indicazione secondo cui il Chelsea deve effettuare la rimessa con le mani. Tyreek riceve palla sul lato sinistro del fronte offensivo, cerca di tornare da Riley. L'ultimo tocco è del giocatore del Chelsea, rimessa a favore del River Plate. Ancora 6 minuti da giocare, si prepara il Chelsea per effettuare un cambio con Joshua Oladimeji pronto a subentrare. Poche sostituzioni, adesso River ne effettua una. Stiamo vedendo le squadre insistere molto sugli stessi giocatori. In campo con il numero 11 c'è Agustin De La Cuesta per la squadra argentina, nato il 4 gennaio del 2006, quindi tra i più anziani fra virgolette di questo torneo. Rimessa laterale a favore del Chelsea, che ha ripreso un po' di vigore dopo i minuti difficili, nel momento in cui il River ha segnato i 3 gol consecutivi. Tentativo di Anthony Kamarni con la palla che viene raccolta sul lato sinistro da Tyreek, il cross di Tyreek fermato dalla difesa del River, la palla messa fuori dalla squadra argentina, rimessa con le mani per Ian Riley, possibilità per i Blues. Rhys Alexander, paratona di Jarosevic, la palla rimane in campo, Kamarni la riconquista, cerca spazio per il cross, finisce a terra, non c'è fallo, il River recupera il pallone in modo regolare, lo difende Ruberto in mezzo a 3 maglie blu e poi c'è il fallo commesso ai danni di un giocatore dei Blues. Qui rivediamo la splendida parata, guardate intanto il numero di Rhys Alexander e poi l'intervento di Jarosevic che gli si oppone alla stragrande. Calcio di punizione per il Chelsea, tornato a giocare meglio da qualche minuto a questa parte Russell Denny. Rhys Alexander pronto per questo calcio di punizione con il mancino, pallone che viene calciato in modo piuttosto morbido ma non scende a sufficienza, o se preferite si alza troppo e termina sopra la traversa. Eccolo qui il piatto sinistro di Rhys Alexander con il pallone che termina alto, ancora Rhys Alexander lo riconquista, attenzione allo spunto di Kamarni che prova la conclusione dalla distanza ma di nuovo deve fare i conti con Jarosevic che sta arrivando davvero su tutti i palloni, peraltro nativo di dicembre 2006 Jarosevic, portiere che ci ha fatto vedere ottime cose soprattutto in questo secondo tempo. Rimessa laterale per il Chelsea, Rhys Alexander controlla il pallone, lo scambia, palla di ritorno ancora per il numero 8 che cerca la fondo, a spazio in mezzo, prova la conclusione, mancina ancora una volta Jarosevic, gli dice di no deviando il pallone in calcio d'angolo, ennesima parata dell'estremo del River Plate che di parate così ne ha collezionate davvero parecchie in questo secondo tempo. Questa volta perde palla, ne approfitta il Chelsea con Ian Riley Court, 4-3 per i Blues. Il gol di Court dopo le tante grandi parate di questo secondo tempo. Jarosevic qui si è lasciato sfuggire il pallone, non è riuscito a controllarlo e ne ha approfittato Court per riportare avanti il Chelsea. Peccato perché Jarosevic meritava qualcosa di più visti i grandissimi interventi del secondo tempo. Ci sono ancora 3 minuti per il River Plate per provare a reagire. La rimessa con le mani per Jimenez, partita che è cambiata più volte questa, molto meglio il Chelsea all'inizio, molto meglio il River quando la squadra argentina ha rimontato i 3 gol, poi ancora lo spunto, gli spunti nel finale del Chelsea con le parate di Jarosevic e poi la palla persa dal portiere del River che ha dato l'opportunità a Court di segnare il gol del 4-3, primo segnato per il Chelsea da un giocatore diverso rispetto a Anthony Kamarni. Palla toccata adesso proprio da Court verso il portiere Kurd. Kamarni anticipato dal colpo di testa difensivo del River Plate, difende palla Kamarni in mezzo a 3 giocatori avversari, cerca di uscirne, tocca poi per Alexander Rhys, ancora Kamarni in mezzo a 2 giocatori avversari, attenzione a questa opportunità per Tyreek, area di rigore, conclusione che termina sul fondo, credo anche sull'esterno del palo se non ho visto male.
lo rivediamo meglio da questa angolazione, il sinistro, eh sì, colpisce proprio l'esterno del palo. Chelsea vicino al quinto gol, 1 minuto e 45 per il River per provare a reagire. Pallone che si spegne fra le mani del portiere del Chelsea, Ted Noah-Kurd. Il River però ci crede ancora, anche se questo pallone viene immediatamente perso dalla squadra argentina. Alexander deve uscire con i piedi, Jarosevic, per fermare l'iniziativa del numero 8 avversario, deviando il pallone fuori. Chelsea che adesso ha la possibilità di gestire finale di gara, 1 minuto e 10 secondi alla fine del match, e calcio d'angolo per i Blues con George Tyrick pronto per l'esecuzione. Si fa vedere Kamarni che vuole ricevere il corner corto, difende bene il pallone, salta un avversario, Kamarni, area di rigore, c'è un contatto, tutto regolare, possibilità per il River forse di ripartire. Lancio in profondità, ma fa buona guardia la difesa del Chelsea con la palla che viene lasciata sfilare da Champong fra le mani del portiere Kurd. Ultimi 45 secondi, deve semplicemente adesso resistere e gestire questo finale di gara la squadra inglese per conquistare la vittoria e raggiungere il Lugano in vetta al girone C. Rimessa con le mani da parte di Ian Riley Court, palla persa per un attimo ma subito riconquistata dagli inglesi con Alexander Rees, poi il tentativo di rilanciare di Ulises Jimenez, palla messa fuori, rimessa a favore del River Plate con Jonathan Villalba. Siamo però davvero agli sgoccioli, forse tempo ancora per un'ultima azione offensiva da parte degli argentini, colpo di testa ad allontanare il pallone però da parte del Chelsea, palla appoggiata all'indietro sul portiere Jarosevic che la rispedisce in profondità e non c'è più tempo. Il Chelsea vince 4-3 sul River Plate, balza in vetta al girone C alla pari del Lugano.